Grazie a coloro che si sono prodigati per fare questa raccolta, noi come Associazione del Pane Quotidiano provvederemo alla distribuzione alle persone più bisognose. L'associazione si preoccupa di veicolare tutto il materiale che tu non usi più e tutto il tuo materiale di scarto e che è inutilizzato, da poterlo distribuire a persone che per queste persone rappresenterà invece un utile supporto per la vita quotidiana. Ti ringraziamo sin d'ora. Qui siamo nella sede dei City Angels a Milano. Qui abbiamo la raccolta di materiale che portiamo ai senza tetto e qui facciamo gli incontri con i nostri volontari. Chi sono i City Angels? Noi siamo volontari di strada d'emergenza. Andiamo in giro sulla strada con questa divisa basco blu, giubba rossa, e noi andiamo per intervenire nelle tante grandi o piccole emergenze sulla strada. Un cittadino che ha bisogno d'aiuto, una persona che viene aggredita, un senza tetto che ha bisogno di assistenza, la vecchietta che chiede di essere aiutata a portare le borse della spesa, il turista che chiede informazioni, l'animale in difficoltà. Questo è quello che facciamo. Noi siamo volontari che sulla strada cercano persone da aiutare. Noi siamo semplicemente dei cittadini che cercano di essere un po' angeli. Hai mai pensato che tutto ciò che sprechi può essere utile agli altri? Bene. Ci saranno dei banchetti per le zone di Milano e tutto ciò che sprechi a livello di elettrodomestici o a livello di indumenti o comunque qualsiasi cosa che tu ritieni che a casa non ti possa più servire, ci saranno questi banchetti per le zone di Milano che saranno pronti ad accogliere tutto ciò che scarti, perché tutto ciò che scarti potrà essere utilizzato per il bene di altre persone che ne hanno bisogno. Non sottrarti, il 3 e il 4 di dicembre mi raccomando, recati presso questi centri di raccolta che troverai nelle zone della città. Tutto ciò che tu scarti, sappi che può essere utile agli altri. Vedete, questi sono vestiti, coperte che a molte persone non servono. Il riciclo, il riutilizzo è importante perché per tante altre persone un cappotto come questo, vedi? Questo qua è un cappotto un po' vecchio, però tiene caldo. E noi City Angels aiutiamo i senza tetto che stanno sulla strada e per loro un cappotto così può significare la vita. Per questo è importante che il 3 e il 4 dicembre tu possa andare a portare una cosa che non ti serve più, un cappotto, una coperta, un sacco a pelo, una sciarpa, lo porti nei centri di raccolta e noi City Angels queste cose poi le diamo ai senza tetto che stanno sulla strada. E puoi immaginare come si sta male in queste notti fredde sulle strade di Milano. Quindi un piccolo gesto che non ti costa quasi niente può fare tanto bene a tante persone. Grazie. Il sogno di Woodstock. L'ho fatto davvero quando ero un